72esima fiera del vino di Polpenazze, Maria Rosa Avanzini, sindaco di Polpenazze. Siete tornati finalmente alla piena normalità dopo un periodo complicato. L'anno scorso un grande successo e quest'anno vi riproponete anche con tante novità. Sì, effettivamente dopo tanto tribolare per tutte le normative che ci sono, naturalmente seguiamo esattamente le normative che ci sono state imposte l'anno scorso, però il lavoro per un piccolo paese, per pochi uffici che abbiamo noi, è veramente immenso. Però siamo tornati alla grande e ci teniamo al nostro paese e alla nostra fiera. Ricordiamo le date della fiera. Le date alla fiera sono da venerdì 24, sabato 25, domenica 26, lunedì 27 maggio. Dicevamo col sindaco delle date, però all'interno delle date accadono anche delle cose. Siamo con l'assessore Massimo Carrozza. Il programma di questa fiera, che cosa avete preparato per gli ospiti? Allora, il nostro programma prevede che saranno 4 giorni di festa, naturalmente dedicati alla degustazione del vino, ma anche agli spettacoli, perché comunque avremo una zona adibita al pubblico spettacolo che sarà dietro la zona castello cosiddetta, dove tutte le sere ci sarà musica e ci si potrà divertire. In più quest'anno abbiamo aggiunto anche degli spettacoli itineranti, nel senso avremo degli artisti che gireranno per le piazze facendo della convivialità e della musica appunto per allietare chi verrà nella fiera. In più lunedì sera sono tornati i fuochi d'artificio proprio per fare la chiusura in bellezza della nostra fiera. Esatto, Ecco, avete aumentato il numero delle cantine e aumentato anche la sicurezza. le cantine sono passate a 25 rispetto all'anno scorso, sono aumentate di una unità, ma comunque per noi è importante perché vuol dire che comunque diciamo la fiera del vino ha ancora un appeal verso le cantine e in più anche la sicurezza, sempre per dare una maggiore tutela alle persone che verranno a Polpenazze per farli sentire sicuri.